Sì, certo. Allora, io vi posso dire che, come ho detto a tanti, che siamo felici di questo ritrovamento, ma gioiremo alla fine sapendo se è veramente il quadro rubato in galleria. Ci sono delle indagini in corso, come ha detto lei giustamente, io sono ancora qui alla Galleria Ricci oggi con la polizia, con tutte le persone che stanno cercando di capire. Siamo felici, se vi posso dire questa cosa, perché speriamo molto che sia quel quadro, anche se non lo possiamo dire con certezza. Bisogna fare delle indagini e questo quadro adesso si trova all'interno della galleria, immaginiamo. No, no, il quadro è dalla polizia, è stato sequestrato perché va analizzato. È il Certo. corpo di un reato, quindi un furto, quindi è in mano a loro. Ok, e qual è stata però l'emozione per lei, insomma, presidente, ritrovare, rivedere questo quadro dopo 22 anni? Allora, io sono presidente da molto meno di 22 anni, ci sono stati prima di me tanti presidenti e tanti direttori. Ricordo tra tutti Stefano Fugazza, che era direttore proprio all'epoca del furto e che aveva, come dire, dovuto subire questa cosa incresciosa, insomma, aveva dovuto combattere contro questo tema. E credo che se sarà davvero il quadro, sarà molto importante dedicare questo ritrovamento a lui, proprio al fatto che tanto aveva lavorato proprio in quel periodo per cercare di collaborare massimamente con tutte le autorità per cercare di ritrovarlo. Beh, insomma, quindi mi sembra una bellissima cosa, un bel gesto nel caso. Adesso quindi Speriamo, come aspettiamo, dire. insomma, come andranno queste indagini. Grazie quindi al presidente della Grazie a lei. Galleria Ricci Odi, Massimo Ferrari, per essere stato con noi qui su Radio Sound. Grazie a Grazie mille, voi, buon grazie a lavoro. tutti, Grazie. arrivederci.